ci sono anche molti passaggi di tanto denaro, gente che è ricca che si impoverisce all'improvviso. Quindi come se ci fosse questo. Ma quello che mi ha colpito di più è stata un'antenata che lavorava come inserviente. Eccoci qui, online. Ciao Gabriele. Ciao Fabio. Come stai? Solite domande. Come Solite stai? domande, diciamo che oggi non so perché stai sentendo un po' troppo il peso del sonno questi giorni, faccio fatica ad alzarmi, però poi vabbè, Si si parte nota. proprio la giornata. Si nota, Nota un po' vero? dal nido, Dal nido posso partire. che sono sempre un po', non si sa se alla frate francescana o alla punk, un Però hai misto. notato che si sono abbassati i capelli dritti. Eh? Ci Successo sono. qualcosa? Ci sto pensando adesso perché io non mi guardo tanto allo specchio, no? Quindi adesso mi spavento quando siamo in diretta, registrazione. Secondo me il mondo angelico ti fa così. Accarezza la testa e quindi adesso dice: Ma per boh. svegliarti, perché hai detto che ultimamente fai fatica a svegliarti, no? La mattina. Va, sveglia, su, sveglia. E furia, dai, 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 viene fuori il cespuglio. Vabbè, si scherza. Vabbè. Allora, per chi non conosce Gabriele, la prima volta che ci vede, perché ci sono sempre persone nuove, beh, Gabriele è una grande persona, oltre che un grande professionista, e si occupa di quello che è il mondo, diciamo, della scoperta attraverso le canalizzazioni, poi vedrete, insomma, in diretta, dei blocchi che tu puoi avere, diciamo, preso da questa incarnazione attraverso la genealogia, attraverso le vite passate, insomma, un mondo tutto da scoprire. E lui, attraverso una canalizzazione e una domanda che io ho qui davanti, tra l'altro, come da abitudine, riesce, vedrete, poi lasceremo lo spazio. Io, perdonate per chi già ci segue da tempo, ma c'è sempre gente nuova. Il minimo sono sempre 400 a settimana, il minimo. E quindi devo sempre, diciamo, anche se arriva a pochi in automatico, sai che Facebook è senza pietà su questo. L'1% viene solleticato, il resto dice paga se vuoi che arrivi il video. E quindi lo vedrete in azione. Io adesso ho qui la domanda, mi sono scritto anche degli appunti, a dire la verità. Relazioni tossiche, Gabriele, donne che attirano narcisisti patologici e che spesso attirano tradimenti. Tradimenti, ma a parte i tradimenti, questo è un altro discorso perché riguarda più quello che io ho visto in molte sessioni. Io qui ho una situazione dove rimane insieme ad un uomo che sa che comunque, sì, vabbè, è un'altra storia, ma rimane insieme come fosse una vittima, cioè non muove un dito, è come se avesse rinunciato a se stessa. Poi invece comincia il momento di svolta, cioè è proprio di svolta, di la verità, lo cerca attraverso di te, sappi, quindi questa cosa passa a te, quindi devi essere abile. E c'è una cosa che io volevo dire: le donne vengono quasi sempre colpevolizzate di tutto, perché nell'inconscio collettivo, come sappiamo, la donna è la rappresentante del focolare, o dovrebbe essere così da migliaia di anni, e nessuno dice tornatevi nei fornelli, e questo pesucchia, perché scaricano a loro tutta la responsabilità di attirare certi uomini. Ecco, tu cosa ne pensi di quello che ho detto, se di un punto qualsiasi? Le donne che devono essere le depositarie del focolare è una tematica interessante perché nella genealogia, laddove noi sappiamo che battiamo quello che possono essere state delle determinate scelte, delle antenate, e magari pensiamo possono essere lontane da noi, questa sorta di risonanza attraverso, chiamo, i neuroni specchio Scusa, no, chiedo scusa, entrare. avevo suoneria, chiedo Ah, scusa. ok. Fa attrarre paradossalmente quello che non vorresti. Ma non perché tu sia una cattiva persona o all'antenata sei stata una cattiva persona, ma perché entriamo proprio in risonanza con una determinata cosa che è da risolvere a livello profondo, a livello genealogico, perché da incarnati, come diciamo spesso, la parte genealogica fa 90. Gli irrisolti, insomma. Sì. Ecco,
poi c'è una cosa da dire, perché poi ognuno si guardi a casa propria, però il rapporto con la madre condiziona tanto. Io ho visto nella mia vita, guarda, e col padre anche, ma parlando con la madre ti condiziona a livello economico, ti condiziona a livello sentimentale. Cioè, ragazzi, se tu parli male a tua madre, ma io l'ho visto sulla mia pelle, se tu ti rivolgi male a tua madre, è come se poi lei ti lanciasse involontariamente una sentenza. E Ellinger lo diceva spesso, cioè, onora il padre e la madre, perché sennò saranno cavoli amari. E questo poi si travasa anche nel mondo delle aziende, perché anche lì c'è tutto un, chiamiamolo un costellare, ecco. Sì, assolutamente. Sì, ho visto situazioni disastrose per essere andati contro la madre. Purtroppo devo dire a volte con tutte le ragioni, sarà mano del cielo, però purtroppo è un fattore da tenere. È come se tu avessi il passaporto per entrare in tutti i disastri, per aprirti a tutti i disastri della tua vita. Guarda, io spesso, parlando di me così spesso, perché mi dicono: sì, ma con mia madre tu non hai idea che... E io dico: guarda, non è che tu per forza devi andare lì e poi prenderti, da noi si dice prenderti carne, cioè sentirti urlare dietro, offendere, umiliare, quello che è, che poi peggiori pure, perché magari la reazione ti viene fuori. Ama la distanza, appunto. Ama la distanza. Un consiglietto che mi permetto di dare, sai, è quello di prendere una foto e metterci un vaso di miele accanto, quindi gli dai la dolcezza che a lei manca, la madre manca, perché ha avuto anche lei un'infanzia difficile. Ecco, mi volevo solo permettere di suggerire questo. Assolutamente. E non è facile tutto questo, perché per molte donne hanno madri che sono state quello che sono state, e poi a ruota, salendo, trovi la stessa cosa. Esatto, il punto è almeno arrivare alla comprensione delle cose, no? Perché laddove tu togli i macigni, poi alla fine arriva l'accettazione, quindi dici ok, è stata così, almeno un po' di pace te lo dai, poi un passo successivo laddove vuoi evolvere lo farai dopo, un passo alla volta. Certo è che delle volte se hai una situazione molto compromessa e ti sei accorta quando sei arrivata all'orlo del disastro, diciamo che riuscire a tirarti fuori dal precipizio è un po', ci vogliono le corde, ci vogliono le catene, ci vogliono forse un attimino più di sforzo e di lavoro per venire fuori da una determinata situazione. Io mi ricordo mia nonna, la madre di mia madre, quando si impose con mia zia: no, tu quel fidanzato non lo devi avere, aveva un problema, insomma era storpio di un braccio e di una gamba, in poche parole. Nonostante tutto, questo ragazzo rispettoso accettò questa, pensate, è un'umiliazione essere rifiutato dalla, chiamiamola, suocera, lei che piange, dice addio, e poi negli anni torna e mostra, è proprio una rivincita, si è preso e mostra il suo furgoncino del lavoro, sposato, con figli. Insomma, a me quella cosa mi aveva toccato, lo so, è un fatto così familiare, però mi aveva toccato. Però a volte, in quei casi in cui la madre dice no, tu non ci stai con lui, è dura, è Cosa duretta. fai? Lì è. E tu pensa che è accaduta la stessa cosa con mia zia e sua figlia, la stessa cosa, Ha ripetuto la stessa cosa, sì. stessa identica. L'unica cosa, difetto, attenzione, leggiamolo come sto dicendo una cosa sciocca, ok? Non è un vero difetto, è che lui era peruviano, quindi non accettato, Non ha accettato. non paragono un storpio a un peruviano, È un solo che peruviano, sempre un però diverso, per sì, carità. sempre un qualcosa che dà un connotato di non accettazione. Comunque, può essere un problema fisico, può essere un'etnia, può essere qualsiasi cosa, può essere anche solo pelle. Ma io lo Ho visto, faccio, non prego, scusami, se no, può anche essere semplicemente per una questione di che ne so, nomea, piuttosto che capisci, sentirsi associati a qualcuno che non piace la famiglia. Paradossalmente, vado sempre subito da deterrente. Poi non si sa perché le madri, anche i padri, sono sempre molto nei confronti dei propri figli, molto richiedenti su chi portano in casa. Non tutti sono sempre accoglienti, nei fidanzati, nei generi. Delle volte ho visto
genere di dover fare scalare le montagne per farsi accettare dal padre, per farsi accettare dalla madre, Sì, ne so. diventa un po' così. Ne so qualcosa io. Per esempio, i miei ex suoceri portoghesi, guarda, erano stati dei genitori per me, mi accolsero, dormivo in casa da loro, ero il loro figlio. Loro mi dissero fin dal primo giorno: abbiamo un figlio in più. E invece ci sono situazioni, però vedi anche là con mia zia, io non gli faccio una colpa, penso neanche te tra l'altro, però non gli si dà una colpa perché è un programma, io non ti accetto perché, sai, te mille cose si intrecciano, però esiste questa realtà, esiste questa realtà. Poi adesso sono tutti più felici perché? Perché poi si innamorano di altri e dicono: ah sì, mamma, avevi ragione, sto meglio con questa. E ci credo, ti sei innamorata di questo, adesso dell'altro non ti interessa più niente. Esatto. Facile, facile il gioco, però Fortunatamente si rimango. va sempre in autorisoluzione. Un'autorisoluzione proprio. Ascoltami, ti leggo la domanda, però prima voglio vedere la penna che c'hai. L'altra settimana era bianca azzurra del medico, della clinica, cos'era? Questa è tutta. Guarda, te la faccio vedere un pezzetto. Guarda. È la stessa, però è povera. Ok. In parole povere proprio, facciamo una colletta. Oh, La povertà. non so perché, ma è garanzia che scrive, no? Scrive che è una bellezza, è fluida, quindi perché devo cercarne un'altra? Poi magari mi capita che ne compro un pacco e ne scrivono solo 3 su 10. Col cespuglio che hai, te ne puoi anche nascondere qui in mezzo. Quindi Cioè, sì, 3 in mezzo. qualche punto lo trovi del cespuglio. Magari ti sfigli, trovi una penna, ma chi lo sa. Quella verde di un tempo, secondo me. Allora, Riconosco, allora. ti leggo la domanda. Domanda, diciamo, sì. Beh, chiamiamola domanda, sì, che Valeria B, perché noi non diciamo il nome, tra l'altro. Profitto del fatto che c'è il link per fare la domanda e non prendetevela se non ve l'ha fatta subito, intanto perché passa una settimana tra una trasmissione e l'altra e poi perché voglio dire c'è tanta gente che chiede, Gabriele è molto gettonato, insomma. E poi c'è l'altro link, quello più importante per le prenotazioni, informazioni, prenotazioni ed è, lo vedete qui sopra su Facebook, qui sotto invece per YouTube. nelzacademy.net/operatori/Gabriele Serra. È facile, cliccate, si apre un po', a volte lentamente, ma abbiate pazienza. E ci sono un po' di cosine che lui fa per arrivare alle caselle da compilare, in poche parole, che tra l'altro ne approfitto, non era in programma, e se mi permetti, guarda, intanto. Abbiate pazienza perché si sta caricando, ma c'è tutt'altra persona. Eccolo qui. Eccolo qui. Zacate, Gabriele Serra. Questa è la sua, diciamo, il suo cespuglio come era in antichità. Esatto, invece come si è abbassato. Era all'epoca dell'uomo di Neanderthal e qui lui nascondeva le banane che trovava perché si arrampicava sugli alberi all'epoca. Comunque, vabbè. E qui ci sono un po' di cose che lui dice di aver fatto, scherzo. E poi vabbè, ci sono le caselline, qui è facilissimo, 2 o 3 dati e poi invia richiesta. C'è la possibilità di scegliere i vari argomenti e insomma è importante, ecco, che leggiate un attimino quello che c'è scritto perché si capisce che percorso importante lui ha fatto. E tra l'altro lui si continua a specializzare, cioè non è che sta lì fermo. Nel tempo libero lui si specializza. Bene, io ti leggerei la Sì. domanda. Allora, ciao carissimo Fabio e anche a te Gabriele. Mi chiamo Valeria B e ho 50 anni e vorrei finalmente avere un compagno stabile nella mia vita, dopo un matrimonio finito ed essere finita in una storia con un uomo che pur stando con me finì per sposare un'altra per interessi economici, puntini puntini. Continuiamo, se non ti è chiaro qualcosa, dimmelo. Continuiamo la nostra storia per diverso tempo. Poi, dopo la morte di mio padre, qui è una cosa che mi ha un po'. Ci fu quella morte che cambiò. La morte di mio padre, al quale ero legatissima in quanto presente ad ogni mio bisogno, voltai pagina. Quindi forse ha sempre bisogno di una figura alta, insomma,
voltai pagina e chiusi quella relazione tossica. E da allora sto lontana dagli uomini dopo l'esperienza con un narcisista patologico. Io non so se si riferisce a quest'uomo che lo chiama narcisista patologico, se ha avuto un'altra relazione, penso sia quello e basta. Ho sempre patito mia madre per la sua severità e violenza nei miei riguardi. Alla morte di mio padre non ebbi più rapporti con lei per anni. Ora sono stanca della solitudine e vorrei capire cosa mi blocca nella mia instabilità affettiva con gli uomini. Grazie per i consigli che potrei darmi come spunto. Grazie caro Fabio di esserci e anche a te Gabriele. Allora, sapete perché sto ridendo? Perché questa l'ho aggiunta io dopo. L'ho aggiunta appena. Ho scritto, non riuscivo a leggere quello che avevo scritto. Lei ha scritto: grazie per i consigli che potrei darmi come spunto di riflessione. Punto. Quindi grazie Gabriele. E io ho scritto: grazie caro Fabio di esserci. E anche a te Gabriele. L'ho aggiunto io. Cara Valeria, molta pazienza, però ero un po' risentito, proprio non c'ero più. Vedi che mi salta il narcisista, non è che sei un po' narcisista Fabio? Ero io il narcisista Fabio. Non è che conosci sta ragazza, no? La donna. Il fatto, oddio, il mondo è piccolo, il fatto è che l'ho scritto male, non riuscivo a leggere, mi è venuto da ridere. Tu hai visto? E ho capito che tu avevi capito. Sì. Vabbè. Meglio metterla a sorridere, va. Chiedo scusa Valeria, ma è meglio ironizzare nella vita, sai, non è esatto, sicuramente un messaggio sì. Che abbiamo riso. Bene, adesso Gabriele con carta e penna, fai vedere gli strumenti, dai, adesso ce la fai vedere completo. Abbiamo tutto. Ecco, non la fa vedere, vabbè, niente, rinuncio, è tutta coperta. E lui attraverso regalo, questa... te le regalo. È un anno che ti tiro con questa storia, regalami ste penne. Io le voglio con la tua firma. È un riconoscimento, capisci? Ho bisogno di questo riconoscimento. Quella del vecchio sito. Bene, adesso, prendendo un po' di serietà. Sì. Gabriele dimostrerà, insomma, chi conosce già Gabriele sa già cosa andrà a fare, però è sempre carino vedere una nuova canalizzazione e sentire poi cosa ci racconta, perché sono sempre cose nuove, interessanti, a volte schemi tra loro simili oppure schemi completamente diversi, insomma, vedremo. E saremo in silenzio nella sua canalizzazione e ti auguro buona canalizzazione. Grazie, okay? A tra poco. Ciao. A tra poco, ciao ciao.
Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Ti ho visto Allora, molto concentrato. Prego, ma prego. sì, perché c'è una storia genealogica un po' particolare. Io comincerei dalla morte del padre. Ok. Una delle cose che fa, a parte il discorso della madre e tutto il resto, no? Che fa, una cosa che fa molto la differenza quando tu hai difficoltà a trovare un'anima compagna, un uomo o una che sia, è perché c'è in atto uno o più matrimoni energetici, ok? Come se praticamente suo padre fosse stato il suo più grande alleato. Allora mi sbilancio un attimino perché ha detto alcuni particolari della sua vita. Una madre con cui contrasta un padre che muore e fa una scelta totalmente diversa. Vede come se vedesse finalmente com'era realmente la sua vita. Quindi è una persona che, allora, faccio un passo indietro. Stavo parlando del cosiddetto matrimonio energetico, e va sciolto il matrimonio energetico con la persona con la quale idealmente pensi energeticamente di essere sposata. E Che è il diventa un padre. metodo di partenza del padre. Che è il padre. Questi matrimoni sono normali, nel senso che quando c'è un forte attaccamento, ovviamente il padre era probabilmente molto complice con lei. Quindi, Cosa complice, anche secondo me. laddove c'è un padre in cui si è proprio complice in tutto e per tutto, significa che laddove c'è un distacco con la madre, si percepisce l'invidia della madre nei confronti dell'attaccamento verso il padre. Ok? Un po' come dire perché tuo padre preferisce te, me, o piuttosto che viceversa, è un po' quella serie di cose che fanno scatenare, non dico cose ambigue, però e quelle attenzioni che vengono tolte alla donna. Ci sono alcune madri che hanno questa tematica e su di lei devo dire l'ha percepita, ma l'ho percepita perché ha dato più particolari spiegando quello che è successo. Quindi dovrebbe vedersi seriamente il discorso della perdita del padre, sciogliere questo matrimonio energetico e vedersi il rapporto con la madre. Molto interessante quello che hai detto, sai, molto interessante. Mi permetti di dire una cosa, cioè da quello che tu hai detto si capisce quindi che c'è una specie di lotta, si contendono la stessa preda, chiamiamola così, che è il padre, il marito, il padre, e c'è una lotta sottile, quindi si odiano un pochetto. Da lì già questo basterebbe per dire non ti onoro Sì, mamma. esatto, sì. Ma di conseguenza anche la madre non onora la figlia, probabilmente. Poi va a capire poi il nocciolo della questione dei contrasti. Non mi addentro nel discorso, però questo l'ho percepito. Dico. In genealogia ha diversi uomini che tradiscono. Oltretutto ci sono molti passaggi. Diversi, chiedo scusa, non ho capito io, forse diversi? Uomini che tradiscono a livello sentimentale. E ci sono anche molti passaggi di tanto denaro, gente che è ricca che si impoverisce all'improvviso, quindi come se ci fosse questo. Ma quello che mi ha colpito di più è stata un'antenata che lavorava come inserviente, ma sto parlando fino all'800 per il 1900, non è un'antenata antichissima, mettiamola così, dove lavorava per una donna. Avanti con l'età, però una bella donna molto ricca che si intratteneva con un uomo molto più giovane di lei, molto avvenente. Chiedo scusa, ma genealogia o incarnazioni? Non ho capito. Genealogia, genealogia. Genealogia, nella sua genealogia. Nella sua genealogia ha avuto questa donna che faceva l'inserviente di fiducia di questa donna molto ricca che si intratteneva con un uomo più giovane di lei. Molto probabilmente lo manteneva, parole povere. Succede il fattaccio che quest'uomo seduce questo inserviente. Ok, mi sono trattenuto un po' nella lettura perché c'era un po' questa matassa che volevo un po' sbrogliare. E praticamente si è percepito che poi deve essere rimasta incinta, è successo qualcosa e questa donna si deve essere accorta del, chiamiamolo, tradimento. Al punto tale che costringe quest'uomo adesso la sposi perché evidentemente doveva averla tradita altre volte, non ne ha avuto prove. E quindi dice: tu adesso te la sposi. La cosa molto strana è che ho percepito che li ha costretti a sposarsi col ricatto e poi a vivere lì. Come dire, mo
stai qua e patisci. Vista nella realtà una cosa così, guardate che sembra fantascienza quella che dice Gabriele, ma vi assicuro che l'ho vista in una famiglia. Io non so che dire, un po' come dire, adesso hai fatto questo e ti guardi in faccia tutta la vita per aver fatto questo. Poi ovviamente si sono sposati, ovviamente questa donna non aveva eredi, è una cosa che semplice perché una persona dovrebbe fare questo. Però come dire, ok, voglio far vederti patire tutta la vita, sta, chiama la vergogna, mancanza, sgarbo. Quest'uomo poi alla fine accondiscende perché c'era l'eredità in ballo che poi gli ha lasciato. Capito. E c'è questa matassa di non è una questione di, come si dice, adesso possono esserci retaggi, la donna, perché probabilmente poi i discendenti, questa storia resta sempre un po' poco chiara, no? Quindi magari l'antenata, che poi è diventata la nonna di qualcuno, ecco, ha fatto sta cosa poco chiara, quindi c'è un po' la matrice in cui lei ha difficoltà poi a trovare un uomo nella sua vita perché ci sono uomini che tradiscono e c'è la posizione un poco chiara anche di quella che sono le donne, da parte delle donne. Quindi probabilmente energeticamente potrebbe avere schemi in cui suscita diffidenza negli uomini e non la scelgono completamente o diventa una seconda, come è successo nel caso di... Allora, non è insolito vedere discendenti che mi fanno a fotocopia la vita di un antenato, quasi a fotocopia. Succede soprattutto se hanno il nome dell'antenato. Cioè, delle volte magari faccio una lettura poi sull'antenato, cioè di lei, si vanno a scaricare quelli che sono tutti gli schemi negativi e poi le persone restano così. Cioè, ma è come se tu stessi parlando di me, mi stai replicando a fotocopia l'antenato. Quindi tutti quelli che sono i suoi pesi, le sue colpe, il fatto di essersi sentita incastrata, incastrante, te li porti dietro. Nonostante tu puoi essere una persona integerrima. E c'è questa parte genealogica che è molto interessante da vedere. Ci sono anche delle altre cose, questi schemi di ricchezza per passare poi alla totale povertà. Quindi anche lì. Poi ha avuto molte vite precedenti da uomo combattente. Però sei presente quelle missioni suicide. Quindi questa, Stile Giappone, diciamo, stile giapponese. non solo, ma anche che ne so, Berserker, piuttosto che dove tu ti lanci e in nome di non so cosa prendi, ammazzi, uccidi sapendo che potresti morire anche tu. Quindi è una persona che idealmente mi deve proprio scegliere le sue taglie. Non puoi prendere e combattere per tutto così. Avvicinare gentilmente, ma poco il microfono, perché o sono io che sto sentendo male, a volte si tagliano le parole, non Ok. troppo. Dimmi dove sei rimasto. No, magari ripeti con l'ultimo concetto, perché a volte sento No, che ricevo male. no, lo ripetiamo. Ha vite precedenti da combattente. Da combattente quasi, sai quegli idealisti che vanno sulle battaglie suicide, no? Come dire, vado proprio per un ideale, senza calcolare fino in fondo tutti i rischi, no? Quindi, vederne una... Cos'è? Un po' più distante, chiedo scusa, si sentiva. Sì, Adesso è scusa. troppo. Quindi si No, perché. arrivano ad avere schemi in cui questa persona ha bisogno di comprendere a livello proprio storico, animico, di cercare di scegliere le sue battaglie, non combattere su tutto. Ok, quindi è una persona molto combattiva, resiliente, però scegliti un po' meglio le battaglie, secondo il mio punto di vista, perché quando vedo schemi tutti... A parte che è un campo energetico molto aperto, quindi arrivano tante informazioni quando le persone hanno un campo energetico molto aperto rispetto ad altre che possono averlo più chiuso. Quindi in È pratica tutta... questo buttarsi, diciamo, senza. O buttarsi nelle relazioni, nelle... la spacca, o la va la spacca o in la valla pratica. spacca, questa cosa sta la valla spacca non va bene per quanto la riguarda. Quindi si deve scegliere meglio probabilmente che le relazioni, cercando di capire quali sono gli schemi, soprattutto che le vanno contro, perché sennò lì rischia di diventare veramente come quelle classiche persone che sono sempre sotto anatemi, no? Gli anatemi sono quelle cose che ti impediscono di andare avanti. Ok, e sono dettate da tutta una serie di sinergie di cose che vanno tutte riequilibrate. Quindi molto probabilmente questa storia del non riuscire fino in fondo ad avere
compagno che vorrebbe, è dettato da tutta una serie di esperienze, loop di antenati non elaborati, ma anche di vite precedenti, in questo caso. Quindi c'è una matrice caratteriale che va mitigata probabilmente. Insomma, come sempre, hai tirato fuori un po' di tutto, insomma, genealogia, vite passate. Non volendo, è più forte di me. Bravissimo, bravissimo. Beh, ovviamente poi la persona, al di là di Valeria B, una persona poi, quando è in sessione, quindi ha un rapporto di botta e risposta, nel caso di necessità ti rispondo, questo e quello, o ti faccio la domanda, io Gabriele, a te, signora X, c'è ancora più qualità, perché qui stiamo lavorando ad occhi chiusi, cioè nel senso metaforico del termine, quindi non c'è l'altra parte che dice: sai, sì, avevo un'antenata che faceva le scarpe cioè, quindi sappiate che è ancora più completo. Ecco, adesso stiamo in un certo senso improvvisando in base a Facendo una quello. panoramica, è una panoramica questa, che dice tutto e paradossalmente non dice niente. No, Ovviamente dice si parte, qualcosa. probabilmente dice tanto, assolutamente sì, però bisogna innanzitutto che lei mi elabori questo rapporto con la madre, perché non puoi pensare di andare avanti nella tua vita tenendo un rapporto così importante, così in sospeso, perché se sei così con tua madre, come puoi essere con gli altri? Ok, e anche il tipo di rimando di energia che puoi avere dagli altri. C'è poco da fare. Quindi un rapporto poco chiaro con la madre. È un rapporto poco chiaro con gli uomini. Con gli uomini, esatto. Quindi con tutte le conseguenze del caso. Quindi ovvio che partire prima dalla madre, poi pian piano si sale in genealogia, là dove ci si è smazzati, chiamiamo usando il termine, quello che è il sospeso con la madre, col padre. Però parlavi di tagliare quel famoso matrimonio, chiamiamolo Matrimonio così. energetico che alla fine non è niente di complicato, ma si fa proprio un taglio energetico da quel tipo di relazione. Con tutte le cose, poi dipende da che cosa era motivata questa unione. Ok? Il padre aveva dei segreti che la madre non doveva sapere e lei sapeva, cioè tutta una serie di cose perché è carica di segreti questa persona. Capisci? Quindi andare a vedere un po' di che cosa ti sei depositaria nei segreti. Allontana un pochino, scusami, ma si sedeva. Baffo. Interessantissimo, interessantissimo. Quindi quando si è depositari di tanti segreti genealogici del quale puoi non sapere, oppure sapere e pensare che queste cose non ti tocchino, perché conosco molte persone che conoscono molto della loro genealogia e sono piene fin qua di segreti. E io mi meraviglio perché poi queste persone non sanno del fatto anche del portarne il nome, che il nome significa averne proprio la spada di Damocle sulla testa, no? Ma il fatto tipo il papà aveva una fidanzata di cui non ne aveva mai voluto parlare, Elisabetta, mettono il nome Elisa la figlia, ma lui manco se ricorda più, però l'inconscio mica è scemo, le cose se le ricorda, e intanto lei diventa in un rapporto incestuoso la fidanzata, che tra l'altro magari lui ha trattato pure male. Immagina come ne paga le conseguenze Come questa ne ragazza, paga le conseguenze, sì. Questa questa non mi povera. era ancora successa, ci allungo le antenne nel prossimo futuro, perché sono tutti schemi che possono essere assolutamente interessanti. Ma ce ne sono una marea volendo. Comunque oggi ci hai portato a conoscenza di queste cose interessantissime. Gabriele, io mi permetto di far, già che ce l'ho già aperta, di nuovo vedere la pagina di Gabriele, ok? Poi ve la leggete con calma. Il link, ripeto, lo trovate in descrizione, qui sopra, Facebook, qui sotto. Vabbè, c'è Gabriele qui sotto, quindi sotto a Gabriele. Ti posso fare su un pochino a Sì, come aspetta, si chiama? mi tiro su. Ecco, ti danno, perché c'era una pulcetta, e qui sotto trovate invece per quanto riguarda YouTube. Questo è il modulo da compilare, insomma, niente di tanto, è tutto Complicato. tutto semplificato, insomma, ecco, più di così non si può, non si può. Bene, Gabriele, io ti auguro il meglio, auguro a tutte le Grazie. persone che si rivolgono a te di avere grandi risultati, come si testimonia, tra l'altro. Questa la facciamo vedere. Non era in programma, giuro su Dio, eh.
Guardate, queste sono tutte, ma forse le ho già fatte vedere, testimonianze, ma sono alcune, ne abbiamo già parlato, non è una novità. Queste sono tutte testimonianze che poi ve le leggerete con calma, ma vi assicuro che sono in parte persone che hanno detto: puoi mettere anche il cognome, non c'è problema. Posso anche dire cos'è che a voce sono io qua e là. Questo è quello, insomma, ecco, sono testimonianze reali. Pensa che anch'io ho cominciato dopo tanti anni a raccogliere delle mie testimonianze, era anche ora, diciamo, però non le ho ancora pubblicate. Pubblico quelle degli altri, ma non pubblico le mie. Vabbè. Pensiamo alle tue adesso. Gabriele, ti ringrazio tantissimo. Ci vediamo quindi la prossima settimana. Un abbraccione grande e anche a tutta la community. E soprattutto grazie, caro Fabio, di esserci. E anche a te, Gabriele, quello che mi era scritto male, non riuscivo a leggerlo, ma me l'ero preparato. Ho ringraziato soltanto te. Si scherza. Un abbraccione. Ciao, Ciao, un Gabriele. abbraccio a tutti. Ciao a Ciao, ciao, tutti, ciao. ciao ciao ciao.